Mattino 5 festeggia 10 anni, gaffe di Federica Panicucci su Barbara D'Urso. I 10 anni di Mattino 5 sono stati un indizio dell'astio tra la Panicucci e Barbara D'Urso. Che cosa è successo? Il programma Mattino 5 ha festeggiato ben 10 anni di messa in onda. I conduttori attuali, ossia Federica Panicucci e Francesco Vecchi, hanno deciso di ringraziare tutti i loro predecessori, peccato però che non tutti sono stati citati. Durante la messa in onda della trasmissione è stato mostrato un video che riassumeva tutti questi anni di collaborazione e di successo. Sono stati infatti ricordati Claudio Branchino, Paolo Del Debbio e Federico Novella. Nel video c'era anche la conduttrice Barbara D'Urso, la quale però non è stata menzionata dalla Panicucci durante i suoi ringraziamenti. Ciò ha attirato l'attenzione del pubblico e dei telespettatori, i quali attraverso questa omissione hanno avuto conferma di un astio tra le due colleghe. Barbara D'Urso ignorata dalla Panicucci. Neanche a dirlo la conduttrice Barbara D'Urso non ha dimenticato il traguardo raggiunto da Mattino 5. Nei giorni scorsi infatti la D'Urso ha mostrato attraverso delle storie Instagram del suo profilo personale i ringraziamenti ricevuti e la bottiglia di spumante regalata a lei. Barbara ricorda con piacere i primi anni di conduzione del programma e sottolinea come la sua presenza sia stata fondamentale per attirare il pubblico durante le ore dedicate al mattino. Inoltre i regali ricevuti dimostrano come la sua persona sia ancora legata indirettamente al programma condotto attualmente da Federica. Nuovo scontro tra Federica Panicucci e Barbara D'Urso? Entrambe le conduttrici quindi sono state fondamentali per il programma Mattino 5 e forse ciò spiega la loro rivalità. I mancati ringraziamenti di Federica Panicucci potrebbero ovviamente indispettire o infastidire Barbara D'Urso, la quale sicuramente non gliele manderà a dire. Quest'ultima attualmente conduttrice e regina di ascolti di Pomeriggio 5 non ha mai dimenticato il suo percorso lavorativo precedente. Di conseguenza come reagirà dinanzi al comportamento della sua rivale? Ci saranno delle risposte o frecciatine?